Ciao, sono un Mac. E io un PC. Ho paura a chiedere. Ero seduto alla mia scrivania quando qualcuno è inciampato sul mio cavo di alimentazione e mi ha scaraventato a terra. Bang! Sai, i MacBook hanno il cavo d'alimentazione connesso magneticamente. Così se viene tirato, si stacca e basta. Tutto è ben studiato, come la videocamera EyeSight integrata. La mia vita sta scorrendo davanti ai miei occhi. Vedo un tramonto e un meraviglioso campo di grano. Non è il tuo salvaschermo? Già. Ciao, sono un Mac. Ed io un PC. Cosa hai lì? Oh, guardo un photobook che ho fatto con iPhoto. Sì. Vuoi vederlo? Gli do un'occhiata, perché no? Tieni. Ma che aspetti? Fallo a pezzi. Sciocchezze, è bellissimo. Chiedigli come l'ha fatta. Non sei interessato ad arti e mestieri? A te piace lavorare? Faccio di male ogni tanto ad allentare la cravatta e a divertirsi un po'. Certo, ci abbiamo provato. È stata solo sofferenza e frustrazione. Allora, che ne pensi? Bello. Ciao, sono un PC. E io sono un Mac. Ehi, Mac, perché sei così giù? È perché tu sei molto meglio di me, PC. Oh, dai, dai, amico. È inutile. Tu sei il primo della classe in tutti i sensi, PC. Sì, ma ho letto da qualche parte che tu stai diventando sempre più popolare, non è vero? No, totalmente falso. Lo immaginavo. Che succede? Niente, niente. Mac, sono un tuo grande fan. Ciao, sono Mac. Mac ha inviato un saluto, rifiuta o autorizza? Autorizza. E io sono un PC. Stai ricambiando il saluto, rifiuta o autorizza? Autorizza. Okay. Che succede? Mac fa una domanda, rifiuta o autorizza? Autorizza, fa parte di lista, il mio nuovo sistema operativo. I PC hanno molti problemi di sicurezza, per questo mi chiede di autorizzare praticamente tutto. Mostra i difetti di vista, rifiuta o autorizza? Autorizza. Potrei spegnerlo, ma non mi avviserebbe più e vanificherei il suo scopo, quindi... Giungi a un triste epilogo, rifiuta o autorizza? Autorizza. Ciao, sono un Mac. E io sono un PC. No, che fai, un check-up? Ho l'aggiornamento a vista oggi, che è una gran cosa, ma divento un po' nervoso quando armeggiano con i miei componenti interni. Perché? Non è una cosa semplice? No, come molti altri PC devo aggiornare scheda grafica e memoria, e per il pacchetto premium mi serve un processore più veloce. Una grossa operazione. Questo mi dispiace. Ascolta, Mac, se non torno voglio che tu abbia le mie periferiche. Oh, dai, PC, non... Oh, a proposito di periferiche... Ciao, sono un Mac. E io sono un PC. Ciao, io sono un tecnico. Oh, che succede, PC? Sto per essere potenziato. Ehi, una telecamera, carina. Cosa farai, una chiacchieratina online con i tuoi amici? Difficile, questo è per videoconferenze serie. È forte. Forse un giorno proverai l'incontenibile piacere di aver installato un'apparecchiatura così costosa e sofisticata. In realtà gli iMac e i MacBook hanno telecamere integrate, così puoi parlare da subito con i tuoi amici. È veramente forte. Finito? No, sì, ancora no. Abbiamo finito, no. Grazie. Signore, non ho... Ciao, io sono un Mac. E io sono un PC. Sapete, abbiamo un sacco di programmi comuni. Come Microsoft Office. Ma manteniamo molte cose che rendono noi, noi. Dovreste vedere quello che riesce a fare con un foglio elettronico, è pazzesco. Smettila. Sì, si sa che io vado meglio in cose come musica, foto, film, roba del genere. Cosa intendi esattamente per meglio? Per meglio intendo che fare un sito o un album di foto per me è facile, per te no. Ah, quel genere di meglio. Sì. Stavo pensando ad altro. Altro cosa? Ciao, sono un Mac. Io sono un PC. Sai, ho appena finito un home movie. Dai, anch'io ho appena finito il mio home movie. L'ho fatto con iMovie, è stato facile. Beh, dubito che sia eccellente come il mio, ma diamogli un'occhiata. Sarebbe grandioso. Vediamo. Ciao, sono l'home movie di un Mac. Sembra davvero professionale, eh? Bene, grandioso. Ciao. Aspetta, è il tuo... Dai. Ok, certo. Ciao, home movie del PC. Ci sto lavorando. Ciao, sono un Mac. E io sono un PC. Pronto a partire? Non ancora un sacco di roba da fare. Qual è il tuo piano? Potrei fare un video, creare un sito web, provare la mia telecamera integrata. Posso fare tutto appena uscito dalla scatola. E tu, invece? Devo scaricare quei nuovi driver, poi devo eliminare quel software di prova che c'è sul mio hard disk. Però... Poi un sacco di manuali da leggere. Hai un sacco di cose da fare prima di fare qualsiasi cosa. Intanto io mi avvio perché sono già eccitato. Fammi sapere quando sei pronto. A dire la verità... Il resto di me in altre scatole, quindi ci vediamo dopo. Ciao, sono un Mac. E io sono un PC. E mi sento inadeguato. Ok. I PC prendono virus, non possiamo fare molto appena usciti dalla scatola. Io non so perché sei così duro con te stesso. Mac, perché non dici qualcosa di positivo su PC? Ok, facile. PC, sei un mago con i numeri e ti vesti come un gentleman. PC? Beh, Mac, immagino tu sia un po' meglio nelle cose creative. Oh, grazie. Anche se sono infantili, è uno spreco di tempo. Forse dovreste venire due volte a settimana.
Ciao, sono un Mac. E io sono un PC. Oh, ehi, hey, un iPod, carino. Sì, solo una cosuccia per ascoltare le mie canzonissime. Sì? Sì, e funziona benissimo con iTunes. Dovresti provare i movie, i foto, i web. Funzionano tutti come iTunes, sai, iLife è già in ogni Mac. iLife? Vabbè, io ho installato alcune applicazioni molto interessanti. Tipo cosa? La calcolatrice. Interessante, qualcos'altro? Orologio? Un orologio? Suona come ore di divertimento. O quantomeno minuti. Ciao, sono un Mac. E io sono un PC. Wow, che è successo, PC? I bambini. Mi hanno comprato per una casa. Ora devo fare film, blog e ascoltare musica. Ogni sera piango finché non mi addormento in stand-by. Mi dispiace. Tu stimoli le testoline degli undicenni col jazz del tuo iLife. Io voglio solo far quadrare i loro bilanci. Io non credo che gli undicenni abbiano bilanci. Niente bilanci, niente poste in arrivo, niente impiegati. Solo libera immaginazione. Ecco, devo andare a sentire un po' di metal. Ciao, sono un Mac. E io sono un PC. Abbiamo una piccola rete qui. È stato facile configurarla. Oh sì, parliamo la stessa lingua. Condividiamo la connessione internet e facciamo di tutto insieme. Chi è quella lì? Oh, è la nuova fotocamera digitale dal Giappone, è appena uscita. Hajime maste. Yoroshiku onegashimasu. Parli la sua lingua. Oh sì, certo. Con Mac qualunque cosa funziona. Ah, arigato. Ne, dare a nostro otaku poco nai? Bonjour. Hello. Ciao, sono un Mac. Ciao, sono un PC. Abbiamo molto in comune ultimamente. Abbiamo Microsoft Office. Condividiamo i file, è grandioso, siamo... PC? Oh, ok. Ciao, sono un PC. Sì, questo l'hai già detto. Sì, scusa, ho dovuto riavviarmi, sai com'è? No, a dire il vero no. Ma come, il Mac non devo... Lo abbiamo perso. Vado a chiamare il tecnico. Tenetelo d'occhio. Ciao, sono un Mac. E compra un PC. Cosa? Mac, so che a te piace solo passare del tempo con me, ma il fatto è che tu vai a Aruba. Io devo diffondere il mio messaggio, così faccio un po' di pubblicità. Per tutti i PC, l'unico computer di cui avrai bisogno. Okay. Se chiami PC, ora... Perché fai questo? Eh? È ridicolo. Guarda, metto in grafico i trend di acquisto ogni giorno e la gente impazzisce per il tuo iLife, quindi devo giocarmi tutte le carte. Le scorte sono limitate. Gli operatori stanno aspettando. Molto raffinato. Compra un PC. Ciao, sono Mac. E io sono un PC. Come mai vestito da grande? Oh, questo, sono appena tornato da una riunione. Eri ad una riunione, perché? Anche io faccio cose di lavoro, uso i programmi di Microsoft Office da anni. Microsoft Office, cose di lavoro. Oh, amico. Che c'è? Lo sapevo che questo giorno sarebbe arrivato. PC. Ho bisogno di sedermi. Oh, no. Ma c'è un sacco di lavoro per entrambi là fuori, non capisco perché reagisci... Perché con... andare avanti, lasciami qui sdraiato a svalutarmi. Oh... Ciao, sono un Mac. E io sono nessuno. PC, cosa... Senti, amico, non è sicuro per me adesso, lo capisci? Ci sono un sacco di spyware là fuori, spiano nel tuo sistema, ti seguono ovunque. Tieni, prendi questi. No. Starei più al sicuro. PC, non ne ho bisogno, davvero, sono a posto. Ho Mac OS 10, quindi non mi preoccupo di spyware e virus. Prendili tu. Hai ragione, forse dovrei tenermeli di riserva. Sì. Tu non mi hai mai visto? Mai visto chi? Io, PC. Ciao, sono un Mac. E io sono un PC. Oh, salute, tutto bene? No, non sto bene. Mi sono preso quel virus che c'è in giro. Ah, sì. Faresti meglio a starmi lontano, è veramente terribile. No, tutto ok, non mi riguarda. No, no, non fare l'eroe. L'anno scorso hanno scoperto 114.000 virus per PC. PC, non Mac. Da qua faccio io. Credo che sta per crashare. E se ti pare che possa servire, va bene. Ciao, sono un Mac. E io sono un PC. Faccio cose divertenti, tipo film, musica, podcast, cose così. Anch'io, tipo report, fogli elettronici e grafici a torta. Ok, sì, ma per divertenti intendo più... Ad esempio, sarebbe difficile rendere l'idea di una vacanza con un grafico a torta, sai? Non è vero. Ad esempio, l'aria chiara potrebbe rappresentare il tempo libero. L'aria scura potrebbe rappresentare il divertimento. Sì, no, è come esserci stato. Ciao, sono un Mac. E io sono un PC. Che leggi? Solo il Wall Street Journal. No, 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 PC non è... Ah, c'è una tua recensione. No, non la leggere, PC. Walt Mossberg, uno dei maggiori esperti di tecnologia del pianeta. Oh, sembra tu sia il miglior PC desktop del mercato ad ogni prezzo. Fantastico. È solo un'opinione. Anch'io ho avuto una bella recensione stamattina. Oh. E hanno detto che vado alla grande. Buon per te. Così siamo pari. Ah sì, dov'era? La migliore rivista di computer settimanale. Giornale.